Bentrovati al nostro settimanale di informazione politica. Dentro il Consiglio, entriamo all'interno del Consiglio regionale della Toscana con alcuni argomenti e anche qualche colpo di scena, perché appunto il primo argomento è questo. Si parla della scossa di terremoto che è stata avvertita durante la seduta d'aula, quella del pomeriggio del 3 maggio. Poi il Consiglio regionale approva tre mozioni che riguardano Coltano, no alla base militare nel parco, sì invece a una soluzione di negoziazione. Il difensore civile toscano invece c'è la proposta, il sì della risoluzione per quanto riguarda l'attività del 2021. La seduta del Consiglio regionale della Toscana di martedì 3 maggio, in seguito alla scossa di terremoto avvertita alle 17.50, è stata prima sospesa e poi successivamente interrotta. Su indicazione del responsabile della sicurezza è stato disposto di lasciare il palazzo. Ricordiamo che la scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata nella zona a sud-ovest di Impruneta, in provincia di Firenze, ma avvertita distintamente all'interno del palazzo del Pegaso. Riviviamo proprio quei momenti direttamente dalla seduta d'aula. È perché ci sono turni massacranti, doppi turni, persone che nonostante rinunciano alla malattia per andare a lavorare, per garantire, anche se con qualche disservizio, un servizio che per quanto mi riguarda un servizio essenziale ed è di politica industriale. Un bel terremoto, sarei in questo momento per sospendere i lavori dell'Aula. Abbiamo appena sospeso il Consiglio regionale, purtroppo c'è stato un forte terremoto, dicono tra 3,6 e 4,1 gradi della scala Richter in provincia di Firenze. A breve vi daremo ulteriori comunicazioni. Scusate, a seguito di una verifica fatta con il responsabile prevenzione e sicurezza, tenuto conto che il grado è di 3, cioè 3, diciamo, il terremoto è di 3,7 gradi della scala Richter, e tenuto conto che per le norme di sicurezza nel caso di terremoto superiore a 3,5 gradi di scala Richter bisogna lasciare i locali e non rientrare. Quindi la seduta è interrotta e riprenderà domani mattina con l'orario prestabilito. Grazie. Sono stati minuti davvero concitati. Non appena abbiamo sentito questa scossa di terremoto molto forte anche qui in palazzo, ho subito dato mandato agli uffici di chiedere di rendere libero tutto il palazzo a partire dall'assemblea legislativa ma anche ai dipendenti. Mi sono messo subito in contatto insieme al segretario generale e con il responsabile per la sicurezza. E una volta saputo il grado dell'intensità, 3,7 gradi della scala Richter, e tenuto conto del protocollo e delle procedure in essere per la sicurezza, abbiamo deciso di non far rientrare più nessuno a palazzo e quindi di sospendere i lavori del Consiglio. Sono state ore concitate anche quelle della notte, perché purtroppo le scosse sono continuate ad avvertire, alcune forti, un'ultima scossa stamattina di 2,7 gradi alla scala Richter alle 7.05, ma poi in accordo con il segretario generale abbiamo deciso che si potesse rientrare e che quindi i lavori stamani stanno andando nella direzione giusta. Ho subito sentito i sindaci ieri pomeriggio e da loro ho avuto parole rassicuranti, sia il sindaco dell'Impruneta sia il sindaco di San Casciano. Non ci sono grossi danni alle cose e quindi il lavoro che si sta facendo ora è di verifica in alcuni degli immobili, degli edifici in cui c'erano stati segnalati dei problemi. La nostra protezione civile si è subito messa al lavoro, quindi a loro un grazie, come un grazie ai volontari, un grazie ai sindaci e un grazie alla popolazione, perché non era scontato reagire così bene. E adesso entriamo nel vivo dei lavori del Consiglio regionale. La struttura militare di Coltano non si deve fare. Il Consiglio regionale chiede un ripensamento e l'individuazione di una soluzione alternativa da negoziare con il governo e con le autorità militari. Laura ha approvato tre mozioni, una del Partito Democratico, una di Italia Viva, che sono state approvate entrambe a maggioranza, una presentata a Movimento 5 Stelle e approvata all'unanimità. Quindi di queste tre mozioni ne parleremo nei prossimi minuti con
dall'ascolto dei consiglieri, a concludere anche il presidente della regione toscana, che di lì a poco avrebbe avuto proprio un incontro per parlare di Coltano con le autorità. Ascoltiamo. Quella che era un nostro impegno era cercare di fare in modo che si arrivasse a quella discussione con una posizione chiara, e tutta l'Assemblea legislativa oggi lo ha detto. La posizione era no ulteriori edificazioni nel parco. La base militare si può realizzare, ma fuori dal parco, utilizzando anche immobili, penso a quelli di proprietà della regione, che possono essere riutilizzati, riqualificati, utilizzando altre caserme già a disposizione. Il nostro obiettivo era chiaro, oggi il Consiglio regionale su questo ha messo un punto, sono contento del lavoro che il Presidente Gianni ha portato avanti in queste settimane. Troppo spesso noi siamo abituati ad urlare, invece c'è un lavoro sotterraneo, importante, silenzioso, a cui ho partecipato. Credo che questo sia il modo giusto di fare politica, dare risposte ai cittadini con un impegno a volte non urlato, ma che porta ai risultati. Oggi questo è il primo passo per andare nella direzione, le cittadine e i cittadini di quel territorio, che le istituzioni chiedono anche all'Arma dei Carabinieri. Quindi un bel passo in avanti, e spero che insomma si possa proseguire in questa direzione. Beh, noi apprezziamo la presenza e l'impegno e il lavoro dei carabinieri in Toscana e nella realtà pisana. Riteniamo però, in sintonia con tantissimi di quelli che si sono espressi, che questo intervento, per l'impatto che produce sul territorio, non debba essere realizzato all'interno di un'area protetta. E quindi chiediamo tutto l'impegno possibile al nostro Presidente e alle altre istituzioni affinché si adoperino in un confronto con le istituzioni governative per cercare di evitare che vengano occupati questi 73 ettari all'interno del Parco di San Rossore per questa realizzazione. Io credo che questo potrà riuscire, anche perché abbiamo molto apprezzato la disponibilità dell'Arma dei Carabinieri, che ha detto di non voler comunque realizzare questo tipo di intervento contro le comunità locali. E quindi, con le mozioni che sono state approvate, crediamo di rafforzare la posizione e l'impegno della Regione Toscana per andare in questa direzione. Italia Viva per prima si è pronunciata contro la realizzazione di questo intervento nel merito alla localizzazione e all'utilizzo dei fondi del PNRR. Non è sbagliato di per sé migliorare il posizionamento dei carabinieri, fare un intervento importante, ma bisogna decidere dove farlo, come farlo, passare da 53.000 metri quadrati a 730.000 metri quadrati in un parco come quello di San Rossore è una speculazione, diciamo, edilizia pubblica in un ambiente che deve essere invece tutelato, promosso e qualificato. Si può condividere dove fare questo intervento, meglio se farlo dove ci sono degli opifici dismessi che possono essere recuperati o dove ci sono dei locali abbandonati, ma sicuramente non in un parco regionale che è famoso nel mondo per il proprio pregio di carattere ambientale. Quindi siamo contrari, bene l'approvazione del nostro atto per dare forza al Presidente Gianni per contrastare questo intervento. Così come è stato presentato, questo progetto è apparso immediatamente irragionevole per i volumi e per come è dislocato. Qualcuno parla infatti in aula di un'area marginale del parco, ma si tratta in realtà di un'area vocata a agricoltura biologica e soprattutto un importante cuscinetto tra il tessuto sociale ed economico del territorio e il parco regionale. Il fatto che questa proposta sia stata calata in maniera così improvvisa dall'alto non è piaciuto sicuramente agli abitanti, neanche alle istituzioni, e la Regione Toscana ha fatto bene a cercare una soluzione alternativa, anche perché si andrebbe a parlare di 73 ettari di terreno vergine ad alto valore ambientale a fronte di quello che dovrebbe essere il gancio evocato, quindi la bonifica di 5 ettari, anche meno, di un'ex stazione radar. Quindi l'irragionevolezza, anche a fronte delle molte, dei molti immobili, dei molti edifici abbandonati
nei dintorni è evidente, tanto più che appunto la presenza militare a Pisa è sempre stata forte e ha bisogno di una razionalizzazione anche per quanto riguarda gli spazi che ospitano, perché possano davvero sì essere quello che l'Europa anche chiede, delle caserme più verdi, quindi con un risparmio energetico e con una sostenibilità ambientale maggiore. Questo deve essere fatto e deve essere fatto di concerto col Ministero della Difesa, ma appunto di concertazione si parla e non di imposizione. Noi intanto abbiamo detto fin dall'inizio che il Comune di Pisa deve essere coinvolto e deve essere centrale nella discussione, tant'è che apprezziamo il fatto che stamani mattina il Sindaco di Pisa, accompagnato anche dall'Assessore all'Urbanistica e dal Presidente della Prima Commissione, siano al tavolo dove si discute di questo intervento insieme alla Regione, insieme all'Arma dei Carabinieri. Quindi è un passaggio che riteniamo essere obbligato, ancorché opportuno. Dopodiché pensiamo che, proprio coinvolgendo il Comune di Pisa, il Sindaco sarà in grado di individuare una proposta che possa tener conto di due interessi principali. Uno, quello di salvaguardare l'ambiente, e un intervento che possa essere in qualche modo troppo invasivo in un'area importante come l'area di Coltano. Dall'altra parte però salvaguardare il fatto che il Comune di Pisa possa ospitare un centro di eccellenza dove saranno appunto convogliati tre reparti di eccellenza fondamentali che sono un orgoglio nazionale, quale il Tuscania, quale il GIS e quale il reparto dei Carabinieri Cenofili a cavallo. Quindi siamo felicissimi che questi tre importanti reparti possano essere stanziati a Pisa, che daranno ulteriore appunto motivo di orgoglio alla nostra città, con un intervento che deve sicuramente essere in qualche modo rivisto, in qualche modo riallocato o contenuto rispetto al progetto iniziale. Saremo chiamati io e il Sindaco Conti e conseguentemente domani incontreremo il comandante regionale, il generale Iannotti dell'Arma dei Carabinieri, ci faranno vedere gli sviluppi progettuali a cui sono arrivati e quindi li esamineremo. L'obiettivo è tenere fuori dal parco il centro del gruppo speciale dei Carabinieri. Naturalmente va visto che come la disponibilità, che io apprezzo da parte dell'Arma dopo le polemiche che furono seguite alla presentazione del primo progetto, si articola nelle modifiche progettuali che hanno previsto e che ci saranno presentate domani. Io mi aspetto un po' un ridimensionamento e contemporaneamente lo spostamento delle attività nelle aree limitrofe ma esterne al parco. Vi è poi l'area di Ospedaletto che a mio giudizio si presta. Apprezzamento per l'attività svolta nel 2021 dal difensore civico regionale Sandro Vannini e quanto ha espresso l'Aula, un impegno a provvedere al più presto però alla nomina di un nuovo difensore, adesso che Vannini è passato alla direzione di Toscana Notizie, l'agenzia di informazione della Giunta regionale. Nella relazione il Presidente della Prima Commissione, dopo aver ricordato che Vannini si è appunto rimesso prima del mandato, ha sottolineato alcuni aspetti dell'attività svolta. Oggi abbiamo approvato, come ogni anno, la proposta di risoluzione della prima commissione sull'attività svolta dal difensore civico nel 2021, sottolineando alcuni aspetti. Prima di tutto il ruolo di non ancora formale ma sostanziale di garante per i diritti della salute dei cittadini, che l'ufficio del difensore civico sta svolgendo e ha svolto in maniera ancora più forte durante il periodo della pandemia, rispondendo e cercando di evadere centinaia di segnalazioni in raccordo con le aziende sanitarie e con le aziende universitarie. Inoltre si è sottolineato il lavoro che ha fatto, l'impegno che c'è stato da parte dell'Ufficio del Difensore Civico per quanto riguarda il lavoro sul servizio idrico integrato, tant'è vero che la proposta di risoluzione comincia a far intravedere una prospettiva possibile, che è quella, anche visti gli esiti della gara sul trasporto regionale, che oggi è un lotto unico per tutta la Toscana, visti gli altri grandi servizi, rifiuti e gas, si comincia a pensare che l'ufficio del difensore civico, ove opportunamente potenziato, possa essere anche per quel tipo di servizio
punto di riferimento anche formale per i cittadini in accordo con le autorità che regolano queste materie sui servizi pubblici a livello regionale e nazionale. La relazione del difensore civico si chiude, ma più che la relazione si chiude una stagione, quella del dottor Vannini, che per quanto ci riguarda ha avuto molte più ombre che luci. Dottor Vannini, durante il suo mandato, io ricordo lo scorso anno in Consiglio regionale, il collega Stella portò un resoconto di decine di migliaia di euro spese dal difensore civico in aperitivi, inaugurazioni di sedi, conferenza stampa e rimborsi di ristoranti. Non è questa la maniera con cui si lavora, non è questa la maniera con cui si lavora in un periodo di crisi come quello attuale. E l'avventura del dottor Vannini come difensore civico si chiude forse in una maniera ancora peggiore rispetto a come si era profilata durante gli anni. Difensore civico, non abbiamo capito se si è dimesso, se lo ha dimesso il presidente del Consiglio regionale perché si è accorto di un'incompatibilità. Fatto sta che a un certo punto il dottor Vannini, da difensore civico, si ricorda, probabilmente anche in virtù della sua vecchia militanza politica, ha fatto per 14 anni il consigliere comunale, prima dei DS e poi del PD a Siena, si ricorda della sua vecchia appartenenza politica, del suo vecchio patentino di giornalista, e decide di candidarsi e vince la selezione pubblica per andare a fare il direttore dell'organo di informazione della giunta regionale. A me risulta che quando si fa parte di un organo di diritto pubblico, di diritto privato o finanziato dall'ente pubblico che poi ti conferisce un incarico, prima di accettare un incarico o si sta 2 anni fermi, e non è il suo caso, o si spiegano le cause di incompatibilità. E quindi sono curioso, perché ancora non abbiamo visto gli atti, di capire come il dottor Vannini si sia potuto candidare al concorso per andare a fare il direttore di Toscana Notizie. Consideriamo che si tratta di una figura strategica anche per l'ordinamento statutario regionale, in un momento peraltro delicato, perché come dimostra l'aumento delle istanze trattate dal difensore, ma anche le più diverse materie da lui trattate, potrei dire in materia di sanità, come siamo stati in questa situazione di pandemia e ne ha trattate di istanti al difensore civico, lasciare in questo momento crea oggettivamente delle difficoltà. Ci sono alcuni aspetti politici poi da considerare. Si sta per aprire una stagione di riforme anche per quanto riguarda le figure di tutela, e noi auspichiamo che si possa arrivare a una figura unitaria di difensore civico che possa rappresentare davvero tutti, la cui durata possa essere superiore a quella della consigliatura e che magari possa essere collegiale, in modo tale da trattare le varie istanze con singoli soggetti che siano ad essere veramente destinati. Il problema è sempre quello delle risorse, degli strumenti, del personale adeguato. Noi abbiamo espresso un voto contrario perché soprattutto le dimissioni ci hanno veramente lasciato un po' sorpresi. E questo era anche l'ultimo argomento che abbiamo affrontato nel nostro settimanale politico. Vi auguro quindi ancora un buon proseguimento con i programmi di TVR Teleitalia 7 Gold e vi do appuntamento tra 7 giorni sempre qua dentro il Consiglio.